Arte e Scienza in Piazza, edizione 2011 al Via, al Taglio del Nastro questa mattina, giovedì 3 febbraio a Bologna, con il commissario Anna Maria Cancellieri e l'ideatore della manifestazione Marino Gollinelli. Un'edizione, quella di quest'anno, all'insegna della fusione tra indagine scientifica ed esperienza estetica. Ecco così spazi espositivi come la mostra Estremo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che ci raccontano la fisica delle particelle con installazioni e video evocativi. O la mostra Epitech, macchine dal volto umano, dove è presente anche lo spazio espositivo dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ma le attività più coinvolgenti quanto ad astronomia e spazio sono quelle servite lungo il percorso per studenti realizzato dall'Osservatorio Astronomico di Bologna. Adesso ricominciamo. L'osservatorio ha organizzato una miriade di attività quest'anno, quali sono le principali? Una miriade di attività è molto, però certo varie, in particolare racconto questa che è la più semplice. Noi facciamo venire i ragazzi, li facciamo entrare, gli facciamo mettere la tuta a quelli che vogliono anche col casco, diventano dei piccoli astronauti e fanno un bellissimo viaggio, incominciando un viaggio cosmico guardando, pedalando su una bicicletta e vanno a spasso nel sistema solare e poi si possono pesare su una bilancia per vedere quanto pesano sui vari pianeti, poi provano ad avvitare dei bulloni avendo dei guanti e simulando l'attività extraveicolare nello spazio. Poi possono giocare con una cosa che sembra un biliardo, ma in realtà è un piano bellissimo in cui scorre una piccola astronave e i ragazzi possono farla muovere su un cuscinetto d'aria, sembra che si muova davvero, simula. E poi possono viaggiare dentro la stazione spaziale tridimensionalmente e vedere dei filmati e comunque interagire e parlare. Nel frattempo l'altro gruppo può stare dentro il planetario e nel planetario viene presentato uno spettacolo, viene descritto come è fatto il cielo, vengono fatti dei filmati, full dome. Quindi in altre parole c'è un'immersione totale nello spazio. E tornare a casa con la foto di classe sulla Luna. Esattamente. E l'ultimo passo è che con la tuta e con tanto di casco si mettono davanti a Neil Armstrong e la bandiera e vengono fotografati sulla Luna. Quindi portano a casa ai genitori o ai compagni di scuola queste immagini in cui sono stati sulla Luna come noi adesso stiamo chiacchierando. Dopodiché si possono prenotare per un volo spaziale che noi faremo, ho già detto a tutti, il 13 maggio 2029, quindi c'è tempo, ma bisogna segnarsi perché la fila degli aspiranti è molto lunga. Appuntamento al 2029. Allora. Appuntamento al 2029. Grazie.